Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Italia chiama Italia. Questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di mercoledì 17 novembre 2021. Dal 1 dicembre 2021 arrivano in Slovenia le vignette elettroniche autostradali annuali e semestrali per ciclomotori. Le vignette in formato adesivo non saranno più disponibili salvo quelle settimanali e mensili, valide solo fino al 31 gennaio 2022. Lo segnala ai connazionali l'ambasciata d'Italia a Lubiana. Le e-vignette, precisa la stessa ambasciata, si potranno acquistare online società Autostrade Slovene DARS presso le stazioni di servizio in alcuni punti vendita. La rappresentanza riassume inoltre le principali novità dell'e-vignetta. Sarà valida per un anno dalla data di acquisto, dunque non sarà più legata all'anno solare. Si potrà acquistare anche in anticipo, ma non più di 30 giorni prima della data scelta per l'utilizzo. Sarà legata al numero di targa. Per maggiori dettagli si rimanda al sito www.amblubiana.esteri.it. Si comunica che da martedì 23 novembre 2021, a partire dalle 13 ora argentina, saranno disponibili nel sistema Prenotami i turni per presentare domanda di ricostruzione della cittadinanza per il periodo dicembre-febbraio. Lo segnala ai connazionali il Consolato d'Italia a Mar del Plata. Lo stesso consolato precisa che se non appaiono turni disponibili nel periodo citato, significa che sono stati già prenotati da altre persone. Se il turno che si è provato a prenotare non compare è perché non è stato assegnato. Inconveniente questo, aggiunge la rappresentanza, che si verifica a causa della elevata richiesta di turni. Altra puntualizzazione, i turni ricevuti senza indicazione di orario sono da considerarsi nulli. Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.consmardelplata.esteri.it. Indetta dall'ambasciata d'Italia a Lima una procedura di selezione per l'assunzione di un impiegato a contratto a tempo indeterminato da adibire ai servizi di collaboratore amministrativo nel settore consolare. I requisiti per candidarsi sono aver compiuto il 18° anno di età, essere di sana costituzione, essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado equivalente, avere la residenza in Perù da almeno 2 anni. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro le ore 23:59 del 15 dicembre 2021. Dettagli e avviso di assunzione completo sono disponibili sul sito www.amblima.esteri.it. Ultima notizia, si svolgerà dal 22 al 27 novembre la 33esima settimana della cultura italiana a Cuba. La manifestazione organizzata dall'Ambasciata d'Italia a La Habana in collaborazione con il Ministero della Cultura, l'Officina del Historiador della Ciudad de La Habana e altre istituzioni italiane e cubane ha l'obiettivo di contribuire alla riscoperta della città e dei suoi spazi attraverso la cultura in tutte le sue forme. Come nelle precedenti edizioni, spiega la nostra ambasciata a Cuba, in questa settimana si renderà omaggio a rilevanti personaggi della cultura italiana e al loro contributo al contesto culturale cubano. Centrali nell'edizione 2021, le celebrazioni per il 700 anni della scomparsa di Dante Alighieri con l'inaugurazione, a La Habana Vecchia, di una statua dedicata al padre della lingua italiana seguita dell'evento inaugurale ospitato dal Palazzo del Segundo Cabo. In programma inoltre la presentazione dei progetti di recupero della scuola di teatro dell'ISA, Istituto Superiore d'Arte, progettata dall'architetto italiano Roberto Gottardi, le celebrazioni del centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini, la consegna del premio letterario Italo Calvino, scrittore italiano nato a Cuba, e il concerto di chiusura della Camerata Romeo nella Basilica di San Francesco d'Assisi con opere di Vivaldi e di Ennio Morricone. A causa delle misure preventive imposte dal perdurare della pandemia da Covid-19, anticipa l'ambasciata, la capienza sarà limitata. Si richiede pertanto di prenotare con anticipo l'ingresso agli eventi, che saranno tutti gratuiti. Inoltre, sottolinea ancora la rappresentanza, le principali attività verranno riprese nelle piattaforme virtuali, al fine di consentire la partecipazione di coloro che per qualsiasi ragione non potranno essere fisicamente presenti. Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.amblavana.esteri.it. È davvero tutto per questa edizione di Italia chiama Italia. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.